Ciao a tutti ragazzi, siamo in diretta a Facebook, Main Club, ciao Toto, bentornato, seconda stagione di Main Club. Ciao ragazzi, ciao Giovanni, ciao Andrea, ciao Agnese, ciao Luca. Ok, Agnese, tocca a te ora. Vediamo, siete... Non si può fare più. No, devi alzare, devi alzare. Apparentemente una bomba, una scatola di metallo con carri scoperti. L'uomo avrebbe poi tirato fuori l'arma minacciando. Com'è? Vai, ancora, ancora. È un giocino. Aspetta, aspetta. Ma lo mettere al contrario, lo mettere al contrario. Giro, no, mettilo al contrario. Vai, vai, vai. Una studentessa dell'università. Vado? Vai. Siamo a teste sì. Ma scusa, non lo metto a raccontare. Così. Scusate ragazzi. È stessa cosa. No, minchia. Ecco. Il caricatore. Ha ragione, no, non si può fare. Ah, per ora metti la... Ma perché non si può mettere da questo cosa? Perché è così. Vai. Sempre passa però ragazzi. Aspetta, facciamo una volta. Ma quello non si può mettere dito per dritto. Michele Romano, 26enne, originario di Isola Lili, in provincia di... Spero non cade. Meglio? Barcellona, il giovane sarebbe precipitato dal tetto dello scalo. Le indagini sono in corso per accertare la dinamica dei fatti e sarà eseguita anche la polizia. Ecco, sì, Per questa edizione pomeridiana è tutto, grazie dell'ascolto, l'informazione tornerà puntuale alle ore 18. Ragazzi, stiamo cominciando la diretta. Intanto 20 persone connesse. Condividiamo la diretta. È cominciata, è cominciata. Main Club Radio Show. Abbraccio. E amici, buon pomeriggio a tutti, benvenuti in un'altra puntata di Main Club Radio Show. Ciao Toto! Grande Ivan, mi sembra vero ragazzi, siamo di nuovo qua e alla grande. Abbiamo in cabina regia ovviamente il nostro grande Giovanni Veca. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Giovanni, quest'anno ha un oblò molto più grande. Sì, ma infatti si sta arrecreando. Arrecreando. È vero? Arrecreando. Ragazzi, allora una puntata special edition, questa di Main Club sabato pomeriggio. Siamo in diretta, le frequenze di RPM sono le 16.05 minuti. Puntata speciale, questa unica puntata, perché noi eravamo abituati a fare la puntata il giovedì sera. Effettivamente sì, è così, però c'è un motivo a tutto ovviamente, e prima di tutto è stare in compagnia, questo è poco ma sicuro. E abbiamo deciso, insieme ad Ivan e al nostro Giovanni, di fare questa puntata un po' così, una special edition, un po' particolare. Perché abbiamo delle cose da raccontare. Assolutamente sì, e poi insomma vedremo anche quelli che saranno i progettini vari in giro, che siano individuali o anche di gruppo, di staff, di grande crew, vero? Che va di moda ormai questa parola. A proposito di crew, abbiamo anche tante novità per quanto riguarda la radio, perché si è allargata la crew di RTM, abbiamo i nuovi studi, c'è il nuovo sito internet, quindi abbiamo tanto di cui parlare oggi insieme. Certo, il famoso look che è stato rifatto al 360 gradi, quindi è bene sapere tutto quello che c'è da sapere. Però attenzione caro Ivan, noi abbiamo ancora una personcina
che è parte integrante del nostro crew nel crew, non poteva mancare. Per il main club ovviamente anche lei è parte integrante, la nostra social lady. Ciao Agnese! Quest'anno fa compagnia a Giovanni Di Lapa, compagnia. Sì, perché si sono piazzati alla grande, sai, con lo spazio che è stato ricavato da questi bellissimi studi nuovi di Zecca, c'è la possibilità quindi di interagire alla grande tra un vetro e l'altro e avere lo spazio necessario per poter muoversi e sicuramente per dare il meglio. Vi ricordo che siamo sempre in diretta Facebook, perché quindi un saluto a tutti coloro che ci stanno guardando dalla pagina ufficiale di RTM. Condividete la diretta perché, come al solito, più siamo e più ci divertiamo. Hola. Ragazzi, andiamo subito in musica perché arriva un pezzo che a me piace tantissimo. Nuovo disco di Calvin Harris, guarda, è uscito lo scorso 11 gennaio, lo ascoltiamo e poi dopo ne parliamo insieme. Nuovo di Zecca, ragazzi, nuovo di Zecca. È nuovissimo, è fantastico, guarda, la prima volta che l'ho ascoltato ho detto wow, cioè questo artista ogni volta ci stupisce. Lo ascoltiamo, Main Club. Aia! Ciao ragazzi, allora! Chi c'è? Chi c'è? Ciao a tutti, aspetta che prendiamo... Giovanni! Aumenta qua. No, mixerà. Io ho le cuffie un po' basse. Ok. Ok, ciao a tutti. Grande Federico, sistemato. Siamo in diretta anche dal sito internet di RTM. Todd, ti piacciono questi studi nuovi? Sono una figata, ragazzi. Studi con la... Ciao Chiara, ciao Valeria. Ciao a tutti, ciao Giulia, ciao. Ciao Giorgio, ciao Andrea Fidone. Samuele. Stietti pronto, grande. Ci siamo quasi. Andiamo a trovare i nostri amici di là. Ok, andiamo a trovare i nostri amici di là. Ciao Vega! Andiamo. Ciao ragazzi, come va? Bene, Delta, a posto? Tutto bene, Agnese pronta? Ma che bella giornata! Il nostro tecnico, grandissimo Luca Basile. Pomeriggio. Giovanni. Live. Ragazzi, Giulio Petriti, da lunedì il programma del nostro Giulio, non perdetelo. Ciao Alba, ciao Salvo. Ragazzi, condividiamo la diretta. Guardate. Ragazzi, vi lascio nelle mani del nostro Toto Giannangeli qua. Giovanni, gli inviti. Gli invita alla diretta. Ragazzi, invitiamo tutti alla diretta. Guardalo, io sono fuori con il computer. Non metto, non avendo... Toto, puoi parlare con il nostro pubblico? Se non avendo... Sì, se riuscissero a vedere... Ok. Allora, ragazzi, vi abbasso un po' io. Vediamo se riusciamo a venire a favore di... In camera o meno. Fatto sta che vi racconteremo quello che effettivamente abbiamo l'intenzione di fare con quello che è il programma di Main Club per quello che riguarda quest'anno, ma non solo, ci sono per novità, noi le abbiamo accennate, le sentirete poi in diretta anche radio quando andremo in diretta o in streaming. Chi ci vuole seguire sicuramente ci seguirà, questo noi lo sappiamo, ma ci sono tante cose da dire. Comunque, fanno le ciacche, siamo, come dire, fuori dalla convenzione. Avremo un altro personaggio, io da presentarvi, non ce l'ho più sotto mano in questo momento, però a breve forse avremo la possibilità di averlo anche in studio. Ma invece ci sarà anche un altro, che sarà invece in questo caso parte integrante di quella che sarà una trasmissione inserita nel palinsesto di quest'anno. Poi ne parliamo. Ciao Salvo! Allora ragazzi, ci siamo, ritorniamo in studio. Giovanni! Com'è? Gand, è Gand! La canzone! Gand! Gaia! Eh? Gaia!
Siamo tornati, Calvin Harris, dopo due grandi successi nel 2018 con Promise di con Sam Smith e One Kiss con Dua Lipa, ci stupisce ancora con questo nuovo disco. Dimmi Giovanni, sì, qualcosa? Dua Lipa, la nuova canzone. Sì, è per il figlio dei lupi. Dua Lipa. È un lapis. con questo nuovo disco, questo grandissimo produttore DJ scozzese che ogni volta ci stupisce con queste grandissime hit, e quella che abbiamo ascoltato ha raggiunto ancora una volta la posizione numero uno. Sì. Immagino che il numero uno, sì, come il registratore di cassa quando suona, equivale a moneta, no? Perché io vado al soldo. Esatto. Se non ti ricordi, Calvin Harris è uno di quelli che... Io questo stavo pensando, ecco, non volevo dirtelo, ma era proprio lui, no? È proprio lui. Quello che maledettamente in modo sfacciato guadagna più di tutti. Esatto. Questa volta insieme alla voce di Rag & Bone Man. L'ho detto bene, tu il tuo inglese. Rag & Bone Man. Ecco, io faccio sempre brutte figure qua quando vado accanto, perché. Normale. Mi dici Dua Lipa, quello non è un problema di inglese, quello è un pezzo, esatto. È un lapis, esatto. Vi ricordo che siamo sempre in diretta le 16:13, ragazzi. Frequenze di RTM, vi ricordo che siamo sempre anche in diretta Facebook. Non mancherà anche oggi il nostro gioco con il pubblico, il nostro Toto e la nostra Agnese. Sì. Dobbiamo massacrare? No, facciamo nella seconda parte del nostro programma. Daremo questo giochino insieme alla nostra Agnese. Agnese è diventata più cattiva di me, ve lo dico. Ecco. Avremo anche degli ospiti qui in studio, tante cose da ricordare per quanto riguarda la nostra emittente. Quindi diciamo le cose non mancano. No, abbiamo un prossimo brano, siamo già in ordine per lanciare il prossimo brano. Sì, perché arriva un disco fantastico, quello dei Chemical Brothers, Chemical. Oggi mi sa che questo Dua Lipa lo ha massacrato. Ragazzi, noi italiani Chemical Brothers. Con Got To Keep On. Lo ascoltiamo sempre qui al Main Club Radio Show, questo grandissimo disco. Sì, ragazzi, oggi con i nomi inglesi, zero. Dua Lipa! No, ma... Non è... Ragazzi, quanti siamo? Oh, ma c'è Alessandra! Alessandra! Ma cosa cazzo non la fai? Ma non lavori mai! Ah, quella lavora. Tu dici che lavora? Lavori, Ale? Ma sì che lavora, dai. Toto, sentilo di te, sei dietro. Sono dietro, ma non ho capito com'è il meccanismo. Se io mi giro, perché sono così belli questi nuovi studi, che effettivamente... Ah, ho anche il reverbero del vetro, dove io mi posso vedere davanti, effettivamente. Quindi conviene stare davanti a voi. Perché davanti poi abbiamo come una telecamera, praticamente il studio televisivo. Va bene ragazzi, allora nello sguazzare in quelli che sono questi nuovi bellissimi studi di RTM, siamo quasi pronti per procedere a quello che sarà il prossimo appuntamento, il You and Us, perché a pezzo se lo ricorda, è un momentino di lacerazione, come dire, del corpo, dove ci fustigheremo in tutte le maniere per cercare di indovinare quello che sarà il suggerimento di oggi, vero? Ho lasciato l'encomio alla nostra Agnese per vedere che cosa tirerà fuori, ma sono sicuro che da buon maestro... È peggiorata ragazzi, aspettatevi di tutto. Va bene, io spero che in qualche modo, non avendo io la password, però i miei amici in qualche modo riusciranno anche a condividere e quindi riusciamo a spargere un pochino di adesione e di condivisione su quelli che sono i profili degli amici che abbiamo sparsi. Ivan, se tu vuoi, noi siamo quasi pronti, ce la possiamo, come dire, cavare per introdurre quello che sarà il prossimo speak in gergo tecnico e vedere anche con curiosità quelli che saranno i nuovi giovani. Ciao Giovanni! Ciao ragazzi! Perché dicevo che avremo anche delle new entry. Certo.
E questo New Entry noi lo presentiamo ufficialmente anche a voi in diretta. Va bene? Non svelate niente. No, non svelo niente, però è giusto dire che si deve crescere, quindi le nuove leve, tra virgolette, diciamo, o comunque il remaking di quello che è il restyling, include anche il fatto che ci siano delle nuova gente, nuovi programmi, nuove iniziative e quindi nuovi progetti. E allora a breve sveleremo l'arcano, a me il pezzettino dell'arcano, non tutto, tu stai più brillando. Io sto più brillando, ma io mi domando che e non lo posso dire adesso, lo diremo dopo, ok? Come farai? Perché io dico, la vacca, sai, no? Ma tu. E dobbiamo. Loro non lo sanno, loro. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ragazzi dobbiamo andare velocissimi, dobbiamo andare. Ragazzi, dobbiamo andare velocissimi. Noi siamo andati velocissimi, dobbiamo andare qua. Capito? Speed time è molto veloce. Giovi! Musica! Quello rosso! Quello rosso là! E si deve tenere veramente il passo con i Chemical Brothers. Bella, fantastico, fantastico. Il duo di Manchester quest'anno ha timbrato questo 2019 con questo bellissimo pezzo con Got to Keep On. L'avete sentito questa traccia? C'erano le campane, c'erano le urla. C'erano le urla, veramente fantastico. Questo brano caratterizzato da questi suoni con questo vocal in loop stile anni 60. Bravo, bravo, non solo. No, il lupo, questa volta è il lupo. No, è il lupo. No, però adesso bando alle chiese. Ho avvertito anche una bella sonorità, anche c'è un bel mix, devo dire, nel senso generale, anche negli 80. Esatto. No, veramente una canzone bella. Ragazzi, Main Club Radio Show, come sempre in diretta alle frequenze di RTM, in studio Ivan Cappello, Toto Giannangeli, Giovanni Veca, con la nostra social lady Agnese Guarrasi. E il nostro lupo. Eccolo, è arrivato. Un ospite oggi in studio, anzi uno, non più di uno perché dobbiamo pubblicizzare anche un nuovo programma radio che comincerà la settimana prossima qui su RTM e subito dopo la pubblicità lo troveremo. Ma adesso ritorniamo subito in musica perché arriva un mio disco. Ah, lo ascoltiamo e dopo ne parliamo. Ok. No. Ciao ragazzi! Giovi! Aumenta qua! Il secondo. We'll be right back.
canzone del mio singolo che adesso è stato il detto Coraggio, il Boca e dopo il Coraggio e il Boca l'hanno utilizzato Coraggio, l'hanno utilizzato come la donna sonora di Seba Pura e la rivista di Seba Pura. No, questa è mia, questa è mia, Ivan, perché mi devi permettere questo. Era un po' che io avevo perso le tracce del mio pupillo, vero? Più presente. E lui all'intrasata mi fa ste cosine e non mi avverte nemmeno. Questo low low. Io ho detto, Ivan, scusa, ma questo quando lo hai partorito? Perché io non ce l'ho nel parterre di quelli che sono i brani che ovviamente hai prodotto. E me lo stava giusto accennando. Bello, ti dico subito, perché tu sai che comunque a me piace la musica che fai. Ed è quindi questa sorta di rivisitazione, diceva Ivan, di quello che fu il primo singolo effettivamente del rapper statunitense Soraya del 2007, un brano oltretutto utilizzato come colonna sonora di Step Up 2 e Karate Kid, la leggenda continua del 2010. Questo quindi, sì, praticamente spunto, una, praticamente... esatto, una rivisitazione di Love di Soraya, esatto, del 2007, ed è che è nata questa nuova traccia che ancora non abbiamo una release date, diciamo la traccia già è completa. Ma aspettiamo la data di uscita, quindi resterete. Questo è stato un inedito, è stato soltanto per bello. Una chicchetta, allora, quindi subito bella fresca servita per questa special edition con Main Club. Ragazzi, andiamo avanti subito con la musica perché siamo un pochettino di fretta, abbiamo tante cose da fare oggi. Tanta buona musica, arriva il disco di Leandro da Silva, Gofer Mambo, un altro grandissimo pezzo inedito. Ok, dopo questa pubblicità andiamo. Ciao ragazzi, ciao a tutti ragazzi, condividiamo la diretta per chi si è collegato adesso. C'è tua sorella, Toto? C'è tua sorella, guarda chi c'è, dice. Ciao sorellina, come va? Adesso io non lo so, perché lei, di solito, ho perso le tracce nel senso che non so mai se è a Roma, se è a Barcellona. Dove sei? Prima o poi ci vedremo, sorella. Ciao, Sicolo. Entro io e poi mandi la pubblicità tu, subito. Gofer Mambo, Leandro da Silva, abbiamo ascoltato qui al Main Club Radio Show, questa è la prima uscita su Sono, che è l'etichetta di Sunny James e Ryan Marciano, una sub-label di Armada, un grande colossal per quanto riguarda le label house.
e la prima uscita di Leandro su questa grandissima etichetta. Ha rivisitato anche lui il brano del 1954. C'è questa sorta di, di revival. No, ma guarda, con questa iconica melodia veramente fantastica, però diciamo che ha mantenuto tutte le caratteristiche del suo sound con questa fantastica traccia. Bello, e comunque non si smentisce mai, neanche il nostro Leandro. Allora amici, siamo pronti per un piccolo break e poi torneremo in nostra compagnia con tante novità pubblicitarie. Ok ragazzi, siamo andati un attimo in pubblicità, ma torneremo subito con il gioco e il nostro ospite. E ora, appena entriamo dalla pubblicità. Sì, l'ho consegnato, no? Arrivo. Sì, praticamente dobbiamo dividere, vi dovete dividere su di voi. Sì, quello è un problema. Poi ci pensi tu. Non lo possiamo fare vedere, non lo diamo. Ora poi quando finiamo la puntata con calma ti spiego perché tutto questo capello è dovevamo arrivare praticamente alla e questo pisello è arrivato così perché non c'è questo laccio, è arrivato poco, c'erano le fessure aperte. Sì, allora voi dovete sapere che no, adesso lo dico così che Ivan, capito? Questo fa mentre c'è non si vede, deve mettere più non si vede? Guardate che cosa fa Ivan. Ancora, sulla mia scaletta. Non sulla sua, capito? Cioè, normale, secondo voi è normale? Questa è la prima parte, no? Guarda stamattina sulla subito. No, facciamo prima gioco e poi entriamo. Gioco, allora gioco. Musica, ospite. Gioco. Musica ospite. Ok ragazzi, gioco, preparatevi insieme. Quindi ragazzi, aspettate la musica, perché dopo c'è l'ospite. Fai la sigla. Guardate che siamo belli dietro, siamo anche un po' schiacciati. Allora ragazzi, vediamo chi dobbiamo salutare. Ciao Valeria, che trio, lo so. Ciao Federico. Ciao Giulia, ciao ragazzi, grazie. Ciao ragazzi. Ragazzi, questa puntata di Main Club siamo schiacciati. Speciale, guarda, siamo un po' schiacciati dietro. Giovanni, mettiti come eri in foto. Toto, mettiti come eri in foto. Ragazzi, nuovi studi di RTM. Vediamo chi c'è da salutare. Mamma mia quanti siete ragazzi. Ciao Nisia. Ci siamo ragazzi, scusate, dobbiamo ritornare in diretta. Quindi rimetto il nostro. Ok. Ragazzi, pronti per giocare insieme? Giove, ci sei? Ci siamo ragazzi, stiamo tornando, eccolo! Hai visto che bello l'orologio? RTM.it RTM, tutta un'altra musica.
Mamma mia che tecnico che abbiamo, cioè visto, perfetto, il nostro Giovanni Vega lì in console, fantastico, veramente, benvenuti alla seconda parte di Main Club. Sei fidanzato? Ah vabbè, scusa. Ragazzi, 16:32 minuti, siamo sempre in diretta, Main Club Radio Show. Io volevo cominciare subito la nostra seconda parte con il nostro gioco. E allora, ragazzi, vi voglio svelare la nuova sigla. Vi voglio svelare la nuova sigla. E allora, you and us, sigla! You and us, me and you, voi con noi. Siete pronti a giocare? Sì, siete pronti. Ragazzi, se vi è piaciuta la vostra sigla, commentate la diretta Facebook. Siete dei cani maledetti, ve lo dico subito, ragazzi. Allora, you and us, lo facciamo in diretta, ragazzi, sparato proprio così, nudo e crudo. Main Club, allora l'appuntamento che ha tenuto banco per una buona stagione invernale, quello che è stato l'anno scorso, era appunto il UNAS, dove voi vi dovrete cimentare con una bella freddura di quelle strette strette, come facendo il caro Ivan, e dovrete indovinare proprio così di che cosa si tratta. Allora io ve la butto lì come al solito e aspettiamo le vostre risposte. Tutti lo possono aprire, ma nessuno riesce a chiuderlo. Attenzione ragazzi, si accettano anche risposte un po' osè, perché ci stanno, voglio dire, poi non saranno quelle, ma vanno bene lo stesso. La prima cosa che vi viene in mente, allora, tutti lo possono aprire, ma nessuno riesce a chiuderlo. Ecco ragazzi, quindi per rispondere ragazzi, mandate un messaggio alla nostra pagina Facebook di RTM, ragazzi, un messaggio in privato, Toto, oggi si vincerà una cosa fantastica. Una lupa? No, fantastica. Lo vogliamo dire. Giovanni, diciamo, sei pronto? Diciamo. Sì. No, oggi un premio fantastico. Vero. Però fantastico perché oggi si vince, ragazzi. Cosa? Una notte insieme a Giovanni Vega. L'attenzione! Con Agnese, ora dopo diciamo. Una volta che deve abbassare tipo... Perché questo? Perché sta arrivando la stampa con la nuova, quindi questa è adattata, diciamo. Ciao Paola! Ti voglio bene, Paola, ti voglio bene! Ciao Paola! No, ti è stato. Paola, segui la diretta, non ti preoccupare, tu segui la diretta. Ragazzi, ecco l'ospite. Ciao ragazzi, grande l'ospite, Oggi è tirato il pacco a tutti. Ragazzi, io lo sottolineerò dopo, però chi vince diciamo che poi selezioniamo. Ciao Fede, ciao Michele, ciao Valeria, ciao Damiano! Damiano non manchi mai, Sì, dobbiamo stare un pochettino così, però vediamo se riesco a... Oggi è una puntata a mercato. Giovanni, anche a te. Cosa? Paola ci ammazza, prima a me e poi a te. Ok. Non è vero Paola. No, quanto dura sta canzone? Adesso facciamo della rubata. Vabbè. E Giovanni! Io ho la mia, il po' che non ne ho, non so,
Andrea. Siamo, ci siamo, quasi, quasi, quasi. Tutto preparato, eh? Tutto preparato, per chi è per sé. Oggi sarebbe stato da, cioè, una giornata di quelle, dovevamo mangiare. Esatto, oggi avevamo preparato con Giulio un programmino fantastico. Però va bene così. Giovanni! Ok ragazzi, ritorniamo! Marshmallow, happier, tutto è Marshmallow, il tuo preferito. Fantastico, fantastico. Ragazzi, vi ricordo che siamo in gioco con il nostro UNAS. E il vincitore si porterà un premio, non si porterà la notte con Giovanni Vega. Ragazzi, stavo scherzando, non vi preoccupate. Ecco, infatti, è bastardo il nostro Giovanni. Allora, ve lo ricordo ancora una volta, tutti lo possono aprire, ma nessuno riesce a chiuderlo. E che quindi cosa? Un buono da Metropolitan per coloro che indovina il nostro UNAS. Il nostro non UNAS. Male, anche ci sono cose. Ragazzi, per coloro che sono in diretta video, già lo hanno scoperto, perché lo guardano, e abbiamo qui con noi il nostro ospite di oggi, il nostro Giulio Petriti. Ciao Giulio! Hola. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao, ben trovato caro Giulio. Noi abbiamo l'occasione di conoscerci da poco, diciamo, perché sempre comunque nel quello che è stato il discorso degli eventi ultimi che abbiamo fatto insieme, ed è stata veramente una piacevole sorpresa. Confermo. Ragazzi, il nostro Giulio oggi è qui con noi perché da settimana prossima, esattamente da lunedì, comincerà il nuovo programma radio, The Voice. Esatto. E come dicevamo, la nostra la Crew di RTM si è allargata quest'anno e Giulio, insieme al suo staff, insieme ad Andrea, farà parte di The Voice, vi accompagnerà tutti i lunedì e i mercoledì dalle 20 alle 22. E ovviamente noi siamo curiosissimi, vero, di avere qualche anticipazione di quello che sta appunto. Allora, posso annunciarti in esclusiva che la prima puntata sarà una super puntata preparata per filo e per segno. Infatti abbiamo sentito che confermare la regia che è passata, passata la moto proprio, sì, per dare il segnale. Impennando. Scherzi a parte, diciamo che stiamo cercando di organizzare un qualcosa fatta nel migliore dei modi. Insieme ad Andrea e alla new entry dello staff di Giorgio Donzella, Jersey K, stiamo cercando di preparare qualcosa che sia invitante e appetibile, si può dire, dato che oggi appetibile mi fa venire il fame. Si può. Ma insomma, in sostanza, noi sappiamo bene che di musica si tratta, no? Alla base c'è sempre questa grande invenzione, amici, che senza di quella nessuno potrebbe vivere, secondo me, bene al mondo. La musica è sacra. La musica è la base di tutto e quindi concepita, vista, rivista sotto magari anche altri punti di vista o comunque altre angolazioni. Penso che comunque sarà un programma interessante dove andrete a spuntare o comunque insomma a scandagliare, a scavare un pochino più approfonditamente per quello che sarà il risultato, sì, che voi vorrete ottenere. Giulio, rimane qui con noi perché ancora la nostra chiacchierata non è finita, ma adesso ritorniamo in musica perché arriva un altro mio disco, Don't Make Me Feel, in collaborazione con l'artista ungherese Storma Sound. Ok. Ora ritorniamo dopo di nuovo, perché vedi che abbiamo i tempi da aspettare, perché meno 5 deve partire la pubblicità e dobbiamo completare le canzoni. Infatti questa è una cosa che poi ci stiamo mettendo, perché si deve mettere in tempo, capito? Quando in tacco si può avere. Giovanni, pompa! Questa pure è mia, Toto!
Aspettate ragazzi. Ed eccoci qua, eccoci di nuovo in studio in compagnia del nostro ospite Giulio Petriti. Bello. Allora, caro Giulio, ti è piaciuta la mia canzone? Sì, non mi hai detto niente. Cioè, ascolti la canzone, no, mi dici allora, niente. Guarda, ma tu vai troppo veloce ormai, ne scodelli una dietro l'altra. Insomma, secondo me lui non va più neanche al bagno con il cellulare, ma ci va direttamente con le cuffie dove lui li crea. Esatto. Ma quello è il momento più... Che scherzi. Inedito, un po' sconcio. No, andando alle distanze, ragazzi, qui stiamo parlando di roba seria, eh? Roba serietta, dove io, tu lo sai, io sono uno dei tuoi primi fan, caro il nostro Ivan Cappello. Che e sono un po' triste oggi, lo sai, ne parleremo fra parleremo dopo. Va bene, dai, non voglio girare il dito nella piaga. Parliamo di cose belle, comunque, invece qui presenti, che è appunto il nostro Giulio Petriti, torniamo un attimino ancora a sponsorizzare quello che sarà un bel programma, sì. Una cosa nuova. Sì, infatti stavo per invitare i ragazzi ad Andrea che è qui. Ed eccoli qua, chi ci può vedere in diretta Facebook. E a Jazzy Kelly. Ok, ci vediamo il microfono oggi. In FM, in streaming, sicuramente potranno comunque sentire le loro voci. Sono un bel trio, anche loro. Sì. Allora, come va? Ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Sono un po' timidi, no? Sì, va bene, no. Si scioglieranno. Al suono della lupa, come oggi è l'emblema, è la lupa. E riusciranno anche loro sicuramente a darti il giusto supporto. Allora, chi è che di voi vuole farci sentire un attimino la sua vocina e dire qualcosina inerente, un pochino di più approfondito a questo bel programma che state preparando? So che siete abituati in regia, però dai, andate. Sì, allora, praticamente questo programma sarà, inizierà comunque questo piccolo progetto tra me, Giulio, Andrea, insomma, partiamo con questo programma The Voice dalle 20 alle 22 il lunedì. Ok, il tuo ruolo intanto? Io mi occuperò di passare le tracce, comunque secondo la scaletta, insomma, troveremo nuova musica. Staremo entrambi in regia, quindi ci giostreremo sulla selezione musicale, sulle tracce e tutto quello che riguarda la regia. E il montaggio. Quindi il tuo, in collaborazione insieme a lui, sarete in due in cabina di regia. Sì. Accidenti ragazzi. Piatto ricco, mici ficco. Allora c'è sicuramente in pentola qualcosa di buono. E tu sarai solo soletto, quindi dall'altra parte della vetrata? Guarda, io farò quello che mi è sempre riuscito anche a scuola, infatti mi avevo cacciato sempre fuori, cioè parlare. Ecco, sempre venuto dall'ultimo banco. Però sicuramente sarà un bel connubio, vero? Tra i tuoi grandi partners in cabina regia, insieme a te verrà fuori sicuramente qualcosa di carino. Qualche aneddoto lo farete sicuramente tra un brano e l'altro. Un video. Ma è proprio surprise? Va bene, allora ragazzi, in bocca al lupo e vi raccomando, saremo tutti lì pronti. Grazie ragazzi, ad ascoltare. Vi lasciamo all'ascolto di Ivan Cappello, Totò. Giuliano, il nostro grande tecnico Giovanni Vega.
Ok. Saranno proprio sorpresa. Io oggi neanche la regia. Infatti vi consiglio, ragazzi, per una cosa. All'inizio portate le cuffie, infatti io me la mia la porto. E con la mia problema non è la mattina. No, il problema è la distanza che bisogna tenere. Il discorso sai cos'è, ragazzi? Purtroppo. Quando si parla o di qua o di là, deve parlare sempre così. È direzionale, è direzionale. L'errore uno stesso che fa, io parlo con Toto e mi metto così perché parlo con lui, però cambio. Uno, anche se parla con Toto, uno deve parlare sempre così, anche se non lo guarda, capito? Perché quando uno si sposta si sente che si sente così. Ah, Giovi! Ma l'hai sentita la canzone quella di sotto prima, Dishes? Bella! Infatti! Carme! Ma tu sei pronto? Ma siamo già in addirittura d'arrivo? No, siamo al secondo questo, c'è Fitch. Ora parliamo con una delle nostre moto. Ah, ok. Dopo questa. Dopo questa, questa è Fitch. Ora ok, allora siamo qua. Siamo già qua. Parliamo delle nostre cose, ma andiamo l'ultima. Vabbè, abbiamo 6 minuti. Nelle nostre cose inseriamo anche questo. Alla fine, queste ne sono le finali. Le nostre cose le facciamo ora, qua. Ragazzi, godetevela, godetevela questa inquadratura, ragazzi, perché adesso poi... Daniela, vai con la foto! Un po' in anticipo... È passata subito questa, ragazzi. Vi diremo che per un po' ci divideremo, ma non in senso, in senso buono, nel senso appunto che ci sono delle cosine che ognuno di noi sta portando avanti, quindi prenderemo, per quello che riguarda Main Club, la cosiddetta pausa, ragazzi, troveremo la soluzione. Troveremo la soluzione. Ma stiamo lavorando per trovare la soluzione e poter fare comunque il nostro Main Club. Ragazzi, io vi aggiungo dopo. Vai. Adesso lo parliamo. Robbie Schulz con questo grandissimo disco Speechless. Questo grandissimo DJ produttore tedesco, quest'anno nominato a un Grammy, grandissimo premio, torna quindi ai suoi suoni d'origine con questo nuovo singolo, questa nuova hit insieme a questo astro nascente, la nuova cantante finlandese Erika Sirola. Certo che spuntano fuori come i funghi, porca miseria. Ma una canzone proprio bella dell'altra. No, non ti può distrarre un attimo che esce subito qualche vocalist o qualche bella voce comunque nuova nel panorama musicale, splendido, grande, vasto panorama musicale. Allora, Ivan, ragazzi, sono le 16:51 minuti, come sempre in diretta alle frequenze di RTM, Main Club Radio Show, e quindi siamo quasi addirittura d'arrivo perché abbiamo altri 5 minuti di programma, ragazzi. Sì, bisogna dire qualcosa, caro Ivan. Ragazzi, oggi abbiamo fatto questa speciale edizione di Main Club perché insolita, perché solitamente appunto, come sapete, l'anno scorso abbiamo fatto il giovedì sera, ma abbiamo delle novità, perché allora io da domani diventerò romano. C'è chi va via da Roma, vero? Ecco, guarda caso, il nostro Toto da Roma viene a Modica. E chi va via da qua? Io da Modica vado a Roma. Però ragazzi, stiamo lavorando per non lasciarvi mai da soli e quindi per poter comunque fare il nostro Main Club...
indifferita. Esatto. Come le partite di calcio. Esatto. Vedremo. Comunque sì, insomma, adesso con un po' di malinconia, diciamo, un po' di magone, lo diciamo, perché stiamo sicuramente lavorando a questo progetto, lo stiamo preparando, però è bene sapere che c'è un attimo di scanalamento, perché con un impegno appunto con Ivan, che ha avuto una conferma all'ultimo momento su quello che è il territorio laziale, per poi prodursi e ovviamente in quello che sarà il suo campo, parliamo sempre di produzioni musicali. Esatto. E buon per lui, ed è giusto che sia così. Io d'altronde, ma anche il nostro Toto, ma ti devo confessare, non avrei avuto poi quella grande disponibilità né in questo momento, perché c'è un altro progettino che mi riguarda. Voi sapete che io, insomma, nel mio piccolo faccio anche l'attore, per cui vabbè, insomma, è giusto che sia così. Che farà coppia con Brad Pitt, ecco, l'abbiamo detto. Oddio, non è proprio Brad Pitt, è Ivano Pierri, io lo dico perché è doveroso, è il mio partner di questa avventura, di questo progetto a teatro, e abbiamo già collaudato lo spettacolo, siamo alla seconda, che poi sarà in realtà... Che sarà? E sarà il 25 di febbraio. Dove? Al teatro, c'è il Teatro Giardino, dove ci hanno dato la disponibilità, quindi mi raccomando, amici, ve lo dico subito. A Pozzallo. Poi probabilmente saremo anche a Modica, poi andremo, insomma, in giro. Ragazzi, in giro per il mondo. Grandissimo, no, Toto, bellissimo progetto. Lo spettacolo è una varietà, ve lo dico, quindi se avete desiderio di stare spensierati, un po' la storia di quello che è il varietà, si ride, e questo è quello che noi ci fa piacere. Ragazzi, ritorniamo in musica, perché ascolto adesso in realtà molto Tech House, una traccia fantastica, e l'ascoltiamo perché arriva il nuovo disco di Fisher con Losing It. Fantastica traccia, io me ne sono innamorato subito. Bomba, bomba! Giovanni, non la facciamo tutta questa, a metà già tagliamo e facciamo nuovo. Con Losing It, fantastica questa sonorità, veramente molto massiccia questa sonorità Tech House, che ci hanno accompagnato per la... Gli è partita la lupa immediatamente, capisci? Poi è diventato lo studio, è diventato in una discoteca, è diventato. E abbiamo concluso questa grande puntata con questo fantastico disco. Sì. Noi, allora, cari amici, prima di salutarvi, intanto vi ricordo che abbiamo una vincitrice, una bella ragazza questa volta, una signora, chi che sia. Fatto sta che è stata lei la prima in ordine a raggiungere il risultato di quello che è appunto il... Ricordiamo, il Nasty Oggi. Quindi... Noi abbiamo chiesto di svelare appunto, tutti lo possono aprire ma nessuno riesce a chiuderlo. Amici, che sarà mai? Ebbene, Simona Zaccaria ce lo ha rivelato. Volete saperlo? Non ve lo dico. Dai. L'uovo. Ecco. Ok, va bene così, ragazzi. Tu stasera a letto senza cena. Torneremo, ma è così. Brava.
L'uovo è di moda, hai visto l'immagine dell'uovo, ha raggiunto non so quanti miliardi di like. Non c'è, non ce l'abbiamo. Ci siamo, allora amici, ringraziamo, intanto sappiamo benissimo che si potrà mettere in contatto con il numero telefonico per ritirare il suo premio, il suo buono, la nostra Simona Zaccaria. Intanto vi ricordiamo, cari amici, c'è un'altra bella coppia che opera qui in RTM, e li conoscete benissimo, sono Alessia Serena e Max Carrone, impegnatissimi, sono in partenza ormai, armi e bagagli, per andare a presenziare ancora a nome di RTM alla grande per il Festival di Sanremo 2019. Vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo e un ottimo lavoro, e poi avremo i collegamenti, ovviamente. Sì, saranno in diretta tutta la settimana prossima direttamente da Sanremo, quindi saremo aggiornatissimi su quello che succede anche nel parco dell'Ariston. E allora, caro Ivan, ci fanno segno che sta per entrare, quindi il prossimo programma con il nostro Carmelo Tudisco. Sì, perché sta arrivando Music Selecta. Esatto, gli diamo il benvenuto, noi ci congediamo, amici. Ragazzi, esatto, con la nostra Kechi, che ci ha accompagnato l'anno scorso. Ci vedremo. Ragazzi, io vi ringrazio tutti, anche da Roma. Speriamo che facciamo questo il nostro programma, perché io senza Main Club non posso stare. Mi sono divertito tantissimo oggi. Grazie, Toto. A voi. Grazie, Giovanni, con la collaborazione anche di Luca Basile in regia. Grazie, Luca. Nostra Agnese Guarrasi, per quanto riguarda la parte social, il nostro ospite The Voice con Giulio Pateriti. Grande ragazzi, e appuntamento quindi alla prossima puntata. Rimanete sintonizzati sulle nostre pagine social, Instagram, Facebook, ovunque, perché vi terremo aggiornati su Main Club e anche sugli eventi che ci saranno qui locale. Ragazzi, buon pomeriggio a tutti, buon un abbraccio, un bacio, un saluto, un saluto a tutti, ciao a tutti, ciao. Ok ragazzi, Joey, vieni. Ragazzi, allora, un saluto anche agli nostri amici in diretta, grazie a tutti per questo pomeriggio insieme. Ragazzi. Grazie ragazzi, finita anche questa volta. Lo sanno tutti che Toto Giannangeli è un vecchietto. Attenzione, detto allora, da Andrea Fidone. Mi sa che Andrea, ti ricordo che tu sei, giustamente, e hai ragione, perché la tua incazzatura in questo momento è palese, però forse qua posso rimediare. Ci siamo scordati, capito? Allora lui è andato a rosicamento, come si dice, di dire che il nostro tecnico per lo spettacolo, il nostro tecnico di compagnia, è appunto il nostro Andrea Fidone. Andrea, con questo lo so che non recupererai il fatto che tu mi hai dato del vecchietto, ma tu il sai, il nostro Toto è un Highlander. Shhh, voglio bene, tieni pronto. Ragazzi, vi salutiamo. Vi salutiamo. Ragazzi, un saluto da questa parte. Il nostro Carmelo sta iniziando. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Buona giornata. Condividete la diretta ancora. Ciao a tutti. Ciao.